Come nasce l'idea della creazione di un archivio a 40 anni dalla morte del pittore Giuseppe Caselli e come, in che cosa consisterà questa operazione di raccolta di materiale che lo riguarda? Ma diciamo che Caselli è sempre stato amato da tutti gli spezzini, collezionato praticamente da tutte le famiglie spezzine, ma io ho avuto modo di trovare sue opere a Parigi, a Milano, a Roma, in giro per il mondo, diciamo. Naturalmente non faremo soltanto attività di archivio, ma organizzeremo delle mostre, due sono previste per quest'estate, una al Castello di San Terenzo e una alla Sala Mantero a Porto Venere, si chiameranno Con gli occhi di Caselli Lerici e Con gli occhi di Caselli Porto Venere. Cosa significa la creazione di un archivio dedicato al pittore Giuseppe Caselli? Significa una sistemazione di una produzione che in questo caso è vastissima. Questo autore ha cominciato da ragazzo a dipingere, è nato nel 1893 e è morto nel 1976. È un autore che ha dipinto un'infinità di opere dedicate alla natura, principalmente al nostro paesaggio, e poi ci sono parecchi lavori di declinazione espressionista che hanno avuto origine nella sua prigionia a Mauthausen, parlo della prigionia naturalmente della Prima Guerra Mondiale. Ecco, quali sono gli elementi di attualità della pittura di Caselli oggi? La cultura dell'immagine di Caselli, specialmente quella dedicata alle realtà dell'emarginazione. Queste immagini sono attuali perché riguardano un'umanità dimenticata e offesa.